Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. E iscrivetevi a 123 Stream, ad Allora di Amadeus e a tutti gli altri canali della galassia. Oggi, in base all'ospite, dovremmo parlare di acqua, invece no. Oggi parliamo di Russia, non, anzi, parliamo di Unione Sovietica e ne parliamo con Giorgio Temporelli. Ciao Giorgio, è vero Buongiorno, buongiorno Luca e buongiorno a tutti. Eh che parliamo di Unione Sovietica. sì, come dicevi tu, sono più abituato a parlare di acqua e anche noi ci siamo incontrati più volte per parlare di acqua, però diciamo io ho anche questa parentesi di questo libro che ho scritto qualche anno fa, La mia Russia. Storie di viaggi da Genova Pra a Mosca. E quindi insomma una cosa piuttosto curiosa di cui insomma ogni tanto vado a raccontare. Ecco, come dicevi tu, sì, più che anche se il libro si chiama La mia Russia, però in realtà è ambientato nel periodo dell'Unione Sovietica, quindi diciamo fine anni 70. Dall'ultima parte di Brezhnev fino a Gorbaciov. Esatto. Dalla fine anni 70 sino alla fine dell'Unione Sovietica, fino al 90. Insomma, io diciamo, ho avuto queste esperienze di viaggi da bambino, perché avevo iniziato a studiare la lingua russa, quindi diciamo, adesso potrebbe essere una cosa anche abbastanza normale, adesso a parte l'ultimissimo periodo storico, però all'epoca, parliamo della metà, fine anni 70, non era una cosa molto usuale, perché esisteva un'associazione che diciamo quelli più maturi se la ricorderanno, l'associazione Italia URSS, che promuoveva molti scambi culturali con l'Unione Sovietica e c'erano anche i corsi di russo, i corsi di lingua. Ecco, proprio in quegli anni avevano attivato, diciamo, possiamo dire quasi sperimentali, dei corsi di russo per bambini. Quindi con delle tecniche mnemoniche ai quali io mi ero iscritto, mi avevano iscritto i miei, mi avevano proposto, e per cui ho iniziato a studiare il russo a 10-11 anni. Quindi ecco, anche questa è una cosa abbastanza insolita. Tant'è vero che poi all'età di 12 anni, quindi nel 78, vado per la prima volta in Unione Sovietica, come scambio culturale per la lingua, per approfondire la lingua, diciamo. Diciamo che allora tu sei di Genova, il comune di Genova aveva con i paesi dell'est una serie di intermediazioni culturali, appunto Italia URSS, ma anche con la Romania, Sì. anche con Praga, eccetera, eccetera. Sì. Esatto. Ecco, in particolare per questi corsi, diciamo, per questi scambi tra i ragazzini, avvenivano in queste colonie sovietiche che, diciamo, in russo si chiamano lager, anche se poi non erano ovviamente, diciamo, dei lager, però erano delle colonie molto grosse dove c'erano moltissimi bambini sovietici. E anche stranieri. Ricordo la prima volta c'erano addirittura degli americani, cioè era molto, molto aperto. E diciamo però la cosa che sicuramente può interessare di questo racconto, diciamo, è proprio il fatto di aver visto questo mondo, che peraltro non esiste più, questo mondo qua, visto con gli occhi di un bambino. Quindi
quindi un mondo molto diverso dal nostro. Quando uno arrivava, vedeva un mondo, cioè si accorgeva subito che c'erano molte differenze, ma per le strade, per esempio, intanto non c'erano cartelli pubblicitari, le macchine erano un po' diverse, era tutto molto più, per dire, le strade erano molto più pulite. Poi c'erano tutti questi monumenti, monumenti di Lenin e monumenti a, con i carri armati, aerei, ecco, diciamo, in memoria della Seconda Guerra Mondiale. La guerra. E quindi, diciamo, un aspetto, un approccio. Poi questi negozi anche un po' demodé rispetto ai nostri. No? Noi avevamo già i primi supermercati, sì. Ecco, i primi supermercati. Là anche c'erano anche dei grossi supermercati. Però, chiaramente, non essendoci, un altro aspetto importante, la concorrenza caratteristica del capitalismo, se vogliamo, e non c'era l'incentivo, che so, di fare meglio dell'altro negozio dalla via a fianco, anzi, erano proprio identici i negozi. E quindi, diciamo, non c'era molto spazio e molto interesse per la parte così commerciale, ma, diciamo, le merci c'erano ed erano, diciamo, sistemate in maniera molto semplice, eccetera. Ecco, quindi questo era un po' il quadro degli anni fine 70-80. Poi, arrivando al 90, il paese è andato veramente in declino, e sino, diciamo, al crollo dell'Unione Sovietica. E poi gli anni successivi sono stati ancora peggiori, cioè un paese che è stato catapultato senza preparazione, no? Anche le persone, da un sistema in cui tutto ti era, diciamo, i beni essenziali, no? Diciamo, a parte il lavoro, insomma, il cibo, le movimentazioni, tutto quello che era essenziale era sostanzialmente garantito al nostro sistema, no? Con tutti i pro che ha il nostro sistema, però questi aspetti qua invece, ecco, quindi molte persone sono andate in difficoltà, sicuramente. E questo è quello che si vedeva, diciamo, un po' per le strade. Poi chiaramente nel libro racconto tantissimi aneddoti. Ecco, raccontacene qualcuno. Intanto cose così, diciamo, molto veloci, dei flash. Poi chiaramente qua ho speso qualche parola in più. Per esempio, all'interno del campo di questa colonia, dove c'erano, oserei dire, non so, un migliaio di ragazzi, era molto molto grande, sul Mar Nero a Odessa, luogo in cui oggi, cioè, quindi in Ucraina, non, perché parlavamo di Unione Sovietica, e andare in Ucraina, andare in Russia e in Bielorussia era sempre Unione Sovietica. Adesso, come sappiamo benissimo, invece sono due cose abbastanza diverse. Quindi questo campo era a Odessa, sul Mar Nero, peraltro città gemellata con Genova. Ma un aneddoto, una curiosità che ha, diciamo, scioccato anche abbastanza i ragazzini appena arrivati in questo campo, è stata la scoperta del fatto che i bagni fossero senza porte. Ecco, non esistono le porte dei bagni. Quindi uno deve andare in bagno, diciamo, non solo per fare la pipì, e si trova, se non è abituato, un po' in imbarazzo, insomma. E quindi ci sono stati, per un po' di giorni ci sono stati un po' di imbarazzi, e poi niente. Quindi, poi ci si abitua a tutto. Poi ci si abitua a tutto, basta pensare che è una cosa normale, per tutti era normale, quindi uno va. Però, insomma, era una cosa un po' particolare questa. Poi, un'altra cosa che qua non si era mai, per esempio, forse, diciamo, con gli scout, che però io non ho frequentato, quindi l'alza bandiera. Tutte le mattine c'era, alla fine di alcune attività, c'era la colazione, poi c'era la ginnastica mattutina, utremna e ginnastica,
questa ginnastica mattutina praticamente c'era tutti questi, un po' come nel periodo fascista, no? Tutte queste squadre, diciamo, tutti i bambini messi velocemente. Poi c'era un maestro di ginnastica che dava il tempo e c'era un maestro di musica con la fisarmonica. Era tutto molto bello, molto coreografico e ti faceva sentir parte di un sistema, insomma, particolare. E dopo queste attività, ginnastica, colazione, eccetera, c'era l'alza bandiera, per cui c'era l'inno sovietico, sempre in queste piazze, e poi alla fine c'era l'alza bandiera. E poi chiedevano sempre la frase «Voi budite gatovi», cioè «Voi sarete pronti», e la risposta era «Mi sig da gatovi», «Noi saremo sempre pronti». E questo fa già un po' capire la mentalità. No, pronti alla rivoluzione, domando io. Pronti, pronti, non si sa bene a cosa, però pronti. E quindi è questo dall'infanzia, diciamo, i bambini crescevano con questa impostazione, per cui non ci si deve stupire se oggi diciamo si vedono, no? O, cioè, sappiamo che ci sono dei comportamenti, li vediamo, ma sono figli questi comportamenti di una cultura proprio radicata, ecco, in quello che era il sistema. Però gli adulti di oggi sono cresciuti ancora, diciamo, con quel sistema là, ecco. E comunque oggi sì, è diverso, però insomma, più o meno l'impostazione, il grandissimo patriottismo, insomma, questi erano, sono aspetti molto, molto, che erano molto marcati. E questo qua. Tu quante volte sei andato? Ma io sono stato nel 78 e nell'80 nei campi, in questi colonie, sempre per la lingua. Poi sono andato altre volte, tanto nel frattempo ero anche diventato maggiorenne, eccetera, quindi qualche volta in però diciamo con non nei campi per studio, diciamo per conto mio, altre due o tre volte negli anni 80, e l'ultima volta sono andato con la macchina, con l'automobile, con un amico, e con un viaggio che è stato descritto anche nel libro, e quindi con la macchina, in un periodo in cui c'erano ancora tutte le frontiere, no? Siamo passati dalla... nel 90 c'erano... Cecoslovacchia, sì, Polonia, sì. E in Unione Sovietica c'erano i tragitti, c'erano delle tappe forzate. Ecco, ricordo questa cosa come un po' perché noi poi siamo andati fino a Mosca, siamo andati con la macchina. Uh-huh. E lo scopo era arrivare quanto prima a Mosca, perché chiaramente la città richiede poi moltissime cose da vedere, da visitare. Invece quelle due tappe forzate, ora non ricordo nemmeno Minsk e Zhdanov, mi pare, erano tappe per cui, diciamo, dalla frontiera uno arrivava alla prima tappa, dove entro la sera c'era già il pernottamento, e poi il giorno dopo c'era l'altro, ci aspettavano all'altro. Quindi, insomma, un po' una cosa forzata. E con i visa, i visti, quindi per entrare, per uscire, tutti questi passaggi, e insomma, era un po', diciamo, una cosa diversa, no? Da noi sì, c'era la frontiera, però passavi dalla frontiera e andavi poi... Quando eri passato, eri passato. Eh sì. E quindi questo è un altro aspetto. Poi, andando in giro, per esempio, con la macchina, quindi si passa proprio attraverso il paese, no? Nelle strade, in mezzo alla gente, in mezzo anche alle città, anche se più o meno c'era questo percorso, a parte che c'erano centinaia di chilometri attraverso i boschi, diciamo. Però poi, insomma, si vedevano per esempio i distributori di benzina, che la benzina costava pochissimo, perché evidentemente avendo tanta... molto più diradati però rispetto a noi, non c'era un distributore là, quindi bisognava stare un po' attenti a fare i calcoli, perché se uno arrivava in riserva magari il prossimo distributore era chissà dove. Ovviamente non esistevano le autostrade, ma esistevano queste piste di neanche di asfalto, perché era una specie di cemento,
si sentivano anche i saltelli, insomma, quindi delle strade. E poi un'altra cosa che abbiamo visto nel 90, ce ne siamo accorti perché abbiamo preso 3-4 multe una di seguito all'altra, erano gli autovelox, cosa che qua non c'erano ancora gli autovelox, no. Non sapevo nemmeno cosa fossero gli autovelox. Mm-hmm. E invece là c'erano dei rudimentali autovelox, delle macchinette con le fotocellule, e noi siamo andati con una Lancia Delta HF Turbo che andava come un razzo, e in queste piste lunghe centinaia, era bellissimo, allora si andava, e ogni 10 chilometri c'era la GAI, che è la polizia di Stato, ma gentilissimi, tranquilli, però con questo bastone ci fermavano e dicevano, mi pare 10 rubli la multa, e dicevo, ma come fanno a sapere, perché noi quando vedevamo la casetta della GAI rallentavamo, andavamo piano. E invece poi ci hanno detto che c'è questo, ci ha fatto vedere le fotocellule. Quindi insomma, vabbè. Poi un'altra cosa curiosa è, per esempio, ecco, molte macchine non avevano i tergicristalli là. Allora uno dice, ma come mai non hanno i tergicristalli? Allora dico, boh, magari è un caso. E invece no, se ne vedeva una certa quantità di macchine senza tergicristalli, perché parliamo, vabbè, sì, comunque degli anni 80, era un fenomeno molto diffuso, perché i pezzi di ricambio non funzionavano molto bene, ecco, l'industria dei pezzi di ricambio, per cui ti rubavano i tergicristalli. E tant'è vero che ci avevano consigliato di portarci via i tergicristalli dalla macchina. Ma io ho detto, ora dove andiamo con i tergicristalli? E poi, per fortuna, era una macchina diversa, perché loro l'avevano alcune marche sovietiche, e poi c'erano le famose, le Lada, che erano le 124, perché poi lì la Fiat aveva installato la fabbrica a Togliattigrad, e avevano prodotto una quantità di 124 sovietiche. 124, quelle che poi erano anche quelle della Seat. Esatto. Però lì poi l'hanno un po' modificate, un po' rialzate, un po' robustite, però sostanzialmente ancora oggi, beh, quando vediamo purtroppo le immagini in televisione, ancora oggi è pieno di queste macchine, di queste Lada. Non so se le producono ancora, forse no, però davano un po' nell'occhio. Quindi diciamo che i tergicristalli di una Lancia Delta non erano compatibili con le Lada, e quindi siamo andati tranquilli. Vabbè, e poi insomma tantissime altre cose, ecco, proprio di un senti. Io volevo farti una domanda per chiudere il cerchio, no? Che è una domanda, come dire, particolare. Tu hai fatto il primo viaggio a 12 anni, il secondo, l'ultimo a 24. Sì. La percezione di un dodicenne e la percezione di un ventiquattrenne, quali erano? Il ventiquattrenne era sicuramente, ci è andato volontariamente, ma anche prima era andato volontariamente, però a 24 anni, poi con l'entusiasmo, la macchina, la cosa, la scoperta, mi affascinava e mi incuriosiva quel mondo diverso, ripeto, era diverso, né meglio né peggio, cioè per alcune cose poteva essere meglio il sistema, per altre ovviamente le libertà personali eccetera peggio, però era comunque un funzionamento diverso, e il 24enne era incuriosito, molto incuriosito, e mi interessava approfondire quel mondo, insomma, quelle dinamiche. E poi nel frattempo avevo iniziato l'università, eccetera, quindi poi ho acquistato molto materiale, libri, insomma, cosa. C'era più un interesse culturale. Il dodicenne, chiaramente, la prima volta, quindi, come ho detto all'inizio, molto più stupito, anche un po' di malinconia di casa, perché 12 anni, insomma, sentivo un po' la mancanza di casa, e poi, ripeto, un mondo parecchio diverso, e poi anche le diversità culinarie, quindi una cucina diversa, non male,
però diversa. Insomma, per esempio, la classica pasta asciutta non esiste, non esisteva. C'erano delle specie di spaghetti, ma tutti incollati, di grano tenero. E quindi non era proprio banalissimo, ecco, non era proprio banalissimo. Comunque, sicuramente, per un dodicenne, vedere era un mondo completamente diverso. Ti faccio un'ultima domanda, mi puoi rispondere anche con un monosillabo, guarda. Andresti oggi a visitare la Russia di Putin? No, non ci sono più andato, proprio perché io soprattutto gli ultimi viaggi li ho fatti perché, come dicevo prima, mi interessava il sistema, approfondire le diversità del sistema, cioè. Ora il sistema attuale è sostanzialmente il nostro. Il sistema più o meno è un sistema, anzi per certi aspetti ancora più estremizzato, e quindi non mi interessa più come un tempo. Certo, mi potrebbe, anche perché io conoscevo delle persone, ho ancora dei contatti, anche se sono passati tantissimi anni, non è escluso che prima o poi ci ritorni. Però non ho mai più desiderato andarci, ripeto, l'ultima volta nel 90, perché poi è crollato tutto il sistema e non mi interessava più andare solamente per visitare un luogo fisico, ecco, a me interessava il sistema, ripeto. Bene, noi ringraziamo Giorgio Temporelli, è stato estremamente affascinante. Grazie, e allora... Alla prossima occasione. Grazie. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.